Ecco, in tutte le religioni di solito è l'uomo che in qualche modo cerca di salire a Dio, in tutti i modi, con le penitenze, con le preghiere, con l'aspirazione. Nel cristianesimo in Gesù c'è una rivoluzione, è cambiata la impostazione di Dio, è Dio che cerca l'uomo. Quindi il Natale è questa vicinanza di Dio all'umanità tramite un corpo, il figlio di Dio, tramite una madre, e quindi incarnazione è Dio che prende veramente l'umanità. Potremmo dire che, come dice un canto bello, il Dio lontano si è fatto vicino, quindi una vicinanza totale. Ecco perché il Natale diventa attraente per molti. Ma poi questo Dio che assume l'umanità, l'assume in tutta la sua miseria, anche incompatibilità. Non è che è venuto a cercare un'umanità perfetta, quella che ha trovato. A volte anche l'immondizia, la persecuzione. Dice Beato Charles de Foucault che Dio si è abbassato. Si è abbassato tanto da prendere carne, la carne di un uomo, si è abbassato tanto da accettare la fuga in Egitto, la persecuzione, si è abbassato tanto, dirà poi, fino ad assumere questa umanità nella croce, ma non da intollerante giustiziato, da amante di un'umanità ferita. Credo che il mistero del Natale, la rivoluzione del Natale è questa. I Natali più belli si fanno dove l'uomo non ha nessuna pretesa, dove c'è un carcerato che non ha pretesa davanti a Dio, dove c'è un disabile che non ha grandi pretese davanti all'umanità, dove c'è un povero, dove c'è un profugo, perché lì ci si accorge che Dio non chiede qualcosa, ma dà tutto. Questo credo che sia il grande mistero del Natale. Poi la cultura anche economica ha assunto delle immagini, la luminosità delle città, i regali alle persone, fa parte della nostra cultura europea, cultura un po' arricchita, che non deve disturbarci, però non dobbiamo dimenticare che questa grande luminarie almeno dovrebbe indicarci che l'uomo cerca luce, cerca un senso, cerca una visibilità interiore. E allora potremmo anche accettare l'esteriorità e anche, almeno in Europa, il tempo del dono. Speriamo che il dono, la benevolenza sia per tutta l'anno, per tutto l'anno, non solo in questi giorni. Però già questo ci fa capire che la benevolenza di Dio verso l'umanità ci dà anche un input a noi, essendo, incitando noi tutti a essere benevoli verso questa nostra umanità. E allora sarà un buon Natale davvero, ma soprattutto un Natale da respirare col cuore. Dio ha preso la mia umanità, mi sento amato, comunque sia, dovunque sia. Non è venuto a giudicare, ma a darci la benevolenza. E un bambino, l'innocenza, non fa mai paura. E Dio non è venuto a far paura a nessuno, anzi a prenderci per mano, a caricarci di noi. Buon Natale a tutti.